Quindi abbiamo terminato il manico per il trasporto. Adesso dobbiamo deciderci di fare questo tappo che è creato da una lamiera che noi pieghiamo qui per evitare che il fumo vada fuori, ok? E poi vediamo che qui abbiamo fatto una specie di asolina saldata nella quale va dentro un tondo che poi viene piegato e diventa, lo vediamo qui e lo vediamo ancora meglio qui dove, anzi qui. Lo vediamo qui. Ok, quindi vediamo questa situazione dove questo tondo qui sul quale viene saldato, io non lo salderei, io metterei due fori filettati, due fori filettati con due forellini dove metterei svasati, metterei dentro due viti qui, una ad una due, in modo che poi mi tenga fuori anche il mio, vedete, il mio ferro così. Ok, qui potremmo mettere un altro manichino, tipo questo qui un po' più piccolino, di legno, come ho fatto anche nella mia. E poi una variazione che vorrei fare, che qui ho fatto in modo diverso, ma mi sono accorto adesso che c'è un'ingenuità, per cui partiamo da questa considerazione, e cioè che qui, vedete, qui può in qualche modo insinuarsi un pochino di fumo. Ok? In questo fore, in due forellini qui, il fumo che risale può uscire di qui. E, quindi cosa facciamo? Questo qui lo facciamo, lo spostiamo di più. Andiamo a chiudere un po' questa sezione che è già molto grande e quindi non ci comporta nulla. Magari facciamo questo qui tangente a questo qui, a questo punto. Quindi lo spostiamo un attimino. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a costruire questo velocemente perché qui la cosa sta diventando una poesia molto lunga. Allora, questo foro è tangente a questo punto, dove passa poi dentro il tondo del 10, ok? Poi è largo 20 e ha un interasse di 25, ok? Poi questo raggio qui è la differenza. Allora, andiamo a vedere come fare. Quindi io prima di tutto farei queste due asoline qui. Allora, attenzione, tutti questi pezzi che potrebbero essere disegnati come IPT e poi assemblati, noi stiamo progettando invece, quindi andiamo a fare delle composizioni direttamente nell'assieme. Questa è la novità di questo lavoro, sia chiaro, ok? E quindi ci sono anche molte, molte ingenuità, ci sono. Però è già un primo approccio che chi arriva qui, insomma, è abbastanza avanti, ve lo dico subito. Allora, andiamo a vedere qui. Siamo qui. Allora, io attualmente cosa ho fatto? Ho fatto una vista in semisezione. Ritorniamo a porci nella vista intera e quindi noi dobbiamo andare a lavorare su cui fare un'asolina. Allora, quindi io creerò. Come le posso chiamare? Cardine, lo posso chiamare cardine, dai. Allora, in assembla creo il cardine. Cardine. Ok. Do un clic qui nel vuoto e poi decido di fare lo schizzo 2D, farlo su questa facciata esterna. Ok. Mettiamoci bene qui. Giriamoci. Ok. Andiamo a proiettare la geometria che ci serve, che è questa qui del diaframma e questo spazio qui, ma anche un riferimento qui e diamo anche questo, giusto per avercelo. Ok. Abbiamo detto che facciamo un cerchio qui da 10 e abbiamo detto che lo facciamo tangente o qui. Io lo farei tangente proprio qui, perfettamente qui, sì. E poi tangente da qui a qui. Ok, lo metterei lì. Benissimo, a questo punto gli vado a costruire intorno questa piastrina che abbiamo detto che è, com'è
così e poi andiamo a chiuderla qui. Ok, andiamo a dirgli che questi qui sono concentrici. Questo è concentrico. Poi andiamo a dirgli che questo qui lo sarà, sarà parallelo a questo, quindi lo è, e gli chiediamo che sia parallelo anche all'altro. Quell'altro non lo era. Andiamo a chiedergli la tangenza tra questo e questo, e lo è, tra questo e questo qui, ora lo è. Abbiamo detto che da qui a qui è 25, e abbiamo detto che la misura da qui a qui è 20. La piastrina io l'ho fatta da 2,5 di spessore, concludo. Poi uno le fa queste cose qui, ripeto, poi ognuno si inventerà meglio il tutto. Andiamo a fare un'estrusione di questa parte dello spessore di 2,5 e poi si fa in funzione di quello che ci si trova nell'officina e così via. Allora, io questo qui l'ho fatto. A questo punto, diciamogli anche lui che anche questo qui è un... Allora, questo piano qui dobbiamo andare a togliere la visibilità. Questo non riesco a togliergliela. Questo qui gli diciamo che è di materiale, doppio clic, entriamo e diciamo che il tuo materiale è, diciamo, in acciaio inossidabile. Ok, dopodiché torno e gli dico entro in quello che è il telaio, no, non entro nel telaio, torno fuori. Ok, qui vado a dirgli, a fare uno specchio di questo pezzo, lo specchiamo rispetto al piano di riflessione. Andiamo a prendere nelle origini questo piano. Ok, successivo, e lui si è preso il nome ed eccolo qua. Benissimo. Adesso io devo fare, quindi io sono, devo crearmi un piano distanziato su cui lavorare per crearmi il mio, mettiamoci in una posizione un po' più vantaggiosa per lavorare. Allora, se io devo fare questo piano che però passa dal centro qui, questo piano lui è, vediamo un po', lui è tangente, abbiamo fatto tangente alla parte sotto, quindi se creo un piano di qui e lo sposto di 5 mi trovo nella mezzeria di preciso. Allora, faccio così, piano che nasce da questo, lo sposto di qua di 5. Penso abbiate capito cosa intendo fare ora. Intendo fare questo. Vado a fare uno schizzo 2D, anzi un crea. Lo chiamo come lo posso chiamare? Maniglia, coperchio, carica della bocca di carico. Maniglia, coperchio, carica. Ok, trovate voi i nomi più adatti se volete. Ok, dopodiché vado a fare, porca miseria, non l'ho salvato. Cardine, ancora non l'ho salvato. Dove cavolo è andato a finire maniglia? Non gli ho dato l'invio. Rifacciamo allora. Crea. Maniglia. Maniglia. Sportello. Carica. Ok, diamogli un click, ora c'è, eccolo qua. Dopodiché
Ora andiamo a vedere dove fare lo schizzo 2D. Abbiamo creato il piano e quindi andiamo a farlo sul piano che abbiamo creato, che è questo. Ok, proiettiamo la geometria. Proiettiamo questa geometria di riferimento, questi fianchi, l'asse qui di mezzo e l'asse qui di mezzo. Ok. Infatti, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una linea, poi uno vede bene se ce l'accomodo a sinistra o a destra, fai un segmento che va da qui a qui, tieni una curva, poi sali e vai di qui. Di che misure? Prima sistemiamo la geometria, diciamo che questo è tangente, lo è. Quindi questo si può spostare, se si può spostare diciamo che deve passare per questo punto qui. Lo creiamo, qui abbiamo un segmentino, gli diciamo di essere collineare, questo collineare con questo, perfetto. Ora andiamo a dare la misura che va dall'esterno, da qui a qui. Andiamo a dare questa misura, andiamo a vedere che misure abbiamo, semmai ce le variamo per i cavoli nostri. Queste misure non ci sono, queste misure non ci sono e ce le inventiamo noi. Come? Andiamo a fare un riferimento. Avete visto quante cose mi sono sfuggite nel fare l'IDV? Allora, andiamo subito a valutare quanto fare questa curva qui. Questa qui quando è un 10 va bene. Ok, poi qui abbiamo questo 2, lo facciamo sporgere di lo facciamo sporgere di 2,5, 2,5 è qui, quindi da qui a qui è 5. Se teniamo conto del raggio 10, da qui a qui è 15. Quindi dall'interno all'esterno facciamo un 15. Ci sta? Qui la curva, riusciamo a farla rimanendo dritti? Se arriva qui, la parte dritta arriva fin qui, perfetto, sì. Quindi, stessa cosa la facciamo uguale anche qui, facciamo sporgere questo punto dall'interno di annulla, perché? Perché questa misura è già finita? Ah già, perché ho dato questa qui che devo togliere, elimina. Allora gli dico da qui. All'interno di qui abbiamo detto che è uguale a questa qui. Perfetto. La maniglia, quanto la facciamo lunga? Da qui a qui? Facciamo un 120. Ok. Concludiamo lo schizzo. Ora andiamo a farci un piano qua su, perpendicolare a questo. Creiamo uno schizzo 2D qua sopra, diciamo di proiettare la geometria, diciamo di proiettare la geometria di questo qui che diventa un punto, su questo punto facciamo una circonferenza di 10. Concludo lo schizzo. Siamo pronti a far che cosa? A fare uno sweep. Sweep di quell'area rispetto a questo qui. Ok. Qui c'è un errore. Ho visto subito che c'è un errore. Eccolo qua. C'è
c'è un errore, dove lo sistemiamo l'errore? Quindi io ho preso questo punto di mezzeria, questo punto di mezzeria devo spostare tutto di 5 in giù. Quindi facciamo un torna, giusto per capire come siamo messi. Andiamo a sistemare le cose dove, su quale piano. Quindi ritorniamo dentro questo signore che nello sweep ha il suo schizzo, il primo schizzo, questo qui, sbagliato. Quindi io posso togliere questa misura, cioè togliere questi vincoli che io ho dato qui, ok? Quindi io posso cancellare questo diventa libero, e gli posso dare la misura direttamente dalla sponda, dato che il foro era tangente, da qui a qui è 5, quindi gli vado a dire che da qui a qui è 5. Ok, concludo lo schizzo. Chiaro che dovrete tenere conto di lasciare una tolleranza, a lavorare anche un po' di lima qui, eh. Torna, andiamo a vedere se si è sistemato. Perfetto. Ok. Allora, togliamo la visibilità a questo, togliamo la visibilità a questo. A questo punto dobbiamo fare il manico. Il coperchio, scusate. Allora, il coperchio possiamo fare pari pari grande che sta dentro qui e poi che va giù di qui. Allora dobbiamo crearci un nuovo disegno, crea, questo è un po' lunghino, che si chiama coperchio bocca, sta di sta per bocca di carico, coperchio bocca, ok. Dove lo facciamo? Io lo farei su questo piano qui, ok. Farei uno schizzo 2D su quel piano, su questo piano. Attenzione, questo piano passa per la mezzeria, ok. Quindi adesso andrei a che cosa? Andrei a proiettare la geometria che mi interessa, è questa sicuramente, quella del cerchio e questa qui del punto più esterno. Ora, noi qui abbiamo una lamiera del 2,5, vediamo se è vero. Allora, qui è 12,5, abbiamo fatto uno sbordino da 12,5. Si può fare quasi uguale, farli tutti e due. Qui è stato fatto da 10, possiamo farlo anche un po' più esuberante. Ok, attenzione che poi qui si dovrà mettere un foro con una filettatura, oppure fare il foro qui e filettare questo qui. Forse, quasi conviene filettare quello. Quanto è questo spessore? Vediamo cosa è stato fatto come spessore. Prendiamolo da qui a qui. Prendiamolo da qui a qui. È un 2,5. Ok, adesso andiamo a ragionare. Forse conviene filettare questo pezzettino da 2,5, dargli una filettatura, e questo qui, ok, forarlo. Allora, andiamo in questa seme qui. Allora, abbiamo fatto questo. Andiamo a fare un segmento che va qui, poi scende, ok. Allora, il raccordo interno è pari allo spessore, minimo raccordo interno lo si fa pari allo spessore, 2,5, ok.
Questo è lo spessore esterno, non possiamo farlo di 2,5, ma deve essere di 5, perché è quello che vada in appoggio e quello più grande sarà quello interno del 2,5. Quindi questo qui è un raccordo da 5. Ok? Poi teniamo con lineari questo qui perché lo ci appoggia e questo è tangente qui, questo invece lo lasciamo fuori di 2,5 in modo che se no inizia il coso e non combacia, quindi questo qui rimane da qui, cioè quindi da qui a qui lo facciamo di 2,5. Chi sta seguendo questo video e non ha molta dimestichezza con tante cose, con il disegno e così via, vi assicuro che sta imparando tanto, anche se poi non è la Bibbia quella che io sto diffondendo, sia chiaro. Questo vediamo se è tangente, dice che lo è. Vedete che io non mi fido mai di quello che faccio. Ok, a questo punto posso fare un offset. Faccio un offset di tutto questo di 2,5, 2,5. Praticamente vado a chiudere qui. E vado a chiudere qui. Ok, vedete che devo per forza filettare questo qui. È arrivato Millo a salutarci. Tutto bene, Millo. Allora, la quota che facciamo da qui a qui è di... Facciamo... Non darmi i bacini. È di 12,5, vediamo quanto viene. Sì, è buono. Facciamo la stessa cosa anche di qui. Da qui a qui la misura è di... come questa. Ok, che cosa sta, che perché diciamo questo qui è ancora verde? Perché vedete questo qui non è perpendicolare a questo. Allora glielo diciamo, tu sei perpendicolare a questo qui. Tutto a posto, l'ho beccato al volo, la motivazione. Andiamo prima a fare questo lavoro e poi vediamo il discorso delle viti. Quindi concludo lo schizzo, vado a estrudere. Quanto vado a estrudere? Vado a estrudere, dunque vado ad estrudere, dovrei estrudere di 150 perché io sono all'esterno, quindi 150, tenete conto di che dovrete fare un millimetro in meno, però noi siamo teorici. La tolleranza ve la giocate in un secondo momento. Facciamo un'estrusione di quest'area da entrambe le parti di 150. Ok, andiamo a vedere con un torna se ci torna il discorso. Vediamolo qui dall'alto. Ok, vedete, qui entra in attrito. Quindi con la lima si può fare tutto giusto e in questo punto qui prima di avvitarlo si dà dentro una limatina. Ok. Questo a sua volta non si può più muovere perché tocca dentro questo. Ok? Benissimo. Allora, come andare adesso a forare questi signori qui? Allora, ritorniamo dove eravamo. No, qui io non l'ho fatto precedentemente, lo sto facendo adesso insieme a voi, quindi si progetta e si fa in questo momento. Cosa conviene fare? Per esempio, se io vado su questo piano di lavoro dove io ho fatto questo, dove ho fatto la maniglia e ho lavorato su questo piano di lavoro, cioè, vediamo un attimino, spostiamoci, io ho lavorato sulla maniglia con questo piano di lavoro. Ok,
Sì e no. Conviene prima lavorare sul coperchio. Allora, sul coperchio dove? Su questo piano. Quindi io vado su coperchio, doppio clic, entro, sono in coperchio. Chiedo di fare di avviare uno schizzo 2D qua sopra. Ok. Quindi io devo fare adesso qui, rispetto a questo piano, devo creare, guardate dove sono, attenzione, io sono qui, su questa porzione. Ok, che appoggia su questa circonferenza. Ok, quindi io devo fare un foro qui, cioè a 5 da qui, quindi 2 e mezzo da lì. Quindi ritorniamo qui e lavoriamo qui. Lavoriamo qui e gli diciamo di mettere un punto qui e un punto qui. Ok, diciamo che questi due punti devono essere allineati. Allineiamo questi punti, vediamo se orizzontalmente o verticalmente. No, allora devo girare da prendere verticale per dire orizzontale. Questo deve coincidere con questo, vediamo. Ora lo è. Poi gli diamo una misura che dalla spalla qui facciamo, che ne so, 25. Poi facciamo che da qui alla spalla è come questa, 25. Ora devo dare la misura rispetto a che cosa? A un punto di riferimento differente, e cioè torniamo qui. Questa roba non è di una semplicità, perché noi stiamo progettando in questo momento. Ora dobbiamo dare la quota che va da qui a qui, ok, che abbiamo detto che deve essere di 2,5. Allora, abbiamo detto che questa quota qui è di 2,5. Ok, andiamo a vedere se è vero. Questo è il punto. Questo è il punto. Qui naturalmente si farà un foro filettato, ok? Nel senso che non posso avvitare qui la vite e l'avvito da qui dietro, e possiamo mettere una vite, una vitina da M4, ok? Quindi devo fare qui un foro filettato M4. Allora, questi li ho fatti, concludo lo schizzo, gli dico di fare un foro, ha già capito dove, gli dico di essere filettato del tipo isometrico, dimensioni 4 mm, M4, passo, va bene quello, la distanza, diciamo, non tutte le facce, distanza, diciamo che, anche se qui non mi va a filettare dietro, non, perché io sono adesso in un IPT e questo IPT non vede l'altro. Quindi io qui vado a fare una filettatura del tipo profonda, facciamo anche 3, no, qualcosina in più di 2,5. Ok, eccolo qui il foro filettato.
Allora, io sto creando una soluzione di un certo tipo, non è detto, ripeto, che sia la migliore e tutto quanto, eh? Allora, andiamo a vedere cosa è successo qui. C'è qualcosa che non mi quadra. Allora, andiamo a vedere se sono riuscito a filettare o vado in contraddizione a qualcosa. Allora. Infatti mi sa che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non mi quadra qui. Che cos'è questo affare qui? In questo momento non me ne preoccupo più di tanto. Non voglio preoccuparmene più di tanto. Faccio un... Ah, certo. Certo, perché noi abbiamo iniziato su questo piano, il foro era qui, questa parte è retrostante, per cui nella filettatura lui mi va a... cioè praticamente dovevo creare un piano leggermente distaccato, perché qui inizia quindi a distanziarsi da questo piano, perché inizia questo raggio, quindi questa parte lui non me l'ha filettata. Preso atto di questo, per non perdere tempo, conviene fare quel piano su cui abbiamo lavorato, che era il piano di lavoro. Vediamo, non era questo. Ma dove io ho fatto, diciamo, modellazione, dove io ho creato il foro, dove ho creato questo foro, il foro l'avrei dovuto creare 2-3 mm prima, ok? Questa cosa sistematela, io non voglio rifare il video per questo motivo, perché perderei del tempo, e adesso mi dedicherei invece a questo altro signore. Questo qui dobbiamo fargli dei fori da 5 in coincidenza di quelli lì. Come si fa? Si fa un doppio clic qui, ok. Poi si sceglie un piano su cui lavorare. In questo caso il piano che passa di lì l'avevamo fatto ed era il suo piano di lavoro, doveva essere, o questo piano qui doveva essere, ok. Magari mettiamoci così, così è meglio. No, non è quel piano lì. Dobbiamo trovare questo piano dove abbiamo fatto. Quindi me lo devo creare il piano. Devo crearmi un piano qui. E quel piano qui posso prendere questo, crearmi un piano. Quindi io sono dentro nella maniglia dello sportello, mi creo un piano rispetto a questo qui, tirandomelo su della misura di 5. Ok. Ora faccio uno schizzo 2D su questo piano. Devo... No, ho sbagliato tutto. No, ho sbagliato tutto, torniamo indietro. 1, 2. Allora, i fori sono qui, io devo crearmi un piano di lavoro che è precisamente quello che avevo utilizzato per fare lo sweep. Quindi io ritorno, quindi sono nella maniglia, ritorno a fare uno schizzo 2D qua sopra, schizzo 2D sul piano. Su questo piano di lavoro, ok. Ora vado a proiettare la geometria dei fori, ok. Basta anche questo perché mi dà l'idea. Poi mi dovrebbe trovare il centro. Quindi proietto la geometria, abbiamo detto, di questo e di questo. Perché non me la proietta?
capisco perché non mi proietto, però bisogna mettere qui. Comunque vado a praticare un foro qui del diametro di 5. Ah, perché devo fare F7, stupido. Devo fare F7. Allora, io ho fatto un M3, faccio un foro da 5, ok, e faccio anche qui un foro da 5. Concludo lo schizzo, chiedo di fare una estrusione, ok, mettiamoci in una posizione così, ok, di fare un'estrusione in sottrazione di quest'area che passa di qui, se riesco a selezionarla, questa l'ho selezionata e questa qui l'ho selezionata, metà e metà della misura di 10. Ok, fatto. Torno. Ok. Qui va data una svasatura, qui inseriremo una vite che mi va a prendere lì e mi va a bloccare tutto. Questo è un bel casino, un bel lavoro, ok, bello incasinato, ma è importantissimo, importantissimo anche valutare le indecisioni e tutto quanto, si progetta così. Ecco, ora siamo quasi al termine della parte del corpo, che poi montarlo ci vuole 5 minuti, ma abbiamo fatto tantissimo. Adesso dovremo affrontare quest'altra parte qua sopra. Questo pezzo qui magari gli diciamo che è in acciaio. Poi scegliete anche i materiali che volete, potete anche colorare, io non amo colorare, però a volte vederlo così non è bellissimo. E la visualizzazione, no, vista, è sempre meglio tenere quella con gli spigoli, che ti dà un'idea migliore di quello che stai facendo. Benissimo, qui se volete fargli un manico piccolino da 20, sempre in legno, che glielo ficcate su come questo, è molto carino, diventa molto esteticamente molto bello. Ve lo invidieranno tutti, poi la vostra griglia. Vi mando al prossimo video.